dispositivi medicali, sia quelli indossabili che quelli impiantabili, sono entrati a far parte ormai della nostra vita e non ne potranno più uscire, perché saranno il mezzo con cui il sistema sanitario farà la sanità del futuro. E quindi dobbiamo avere consapevolezza sul fatto che questi dispositivi sono comunque connessi in rete, le informazioni sono disponibili su cloud, su tante piattaforme di cui purtroppo in questo momento non abbiamo tanta consapevolezza, ma la cosa che dobbiamo migliorare è la consapevolezza che condividiamo il nostro stato di salute. Queste informazioni non sono soltanto scambiate fra noi e il nostro medico, ma sono scambiate con un network, con una serie di servizi che in futuro saranno sempre più a pagamento, perché questo è il modello in cui si sta evolvendo il sistema sanitario, e quindi dobbiamo sapere che possono essere usati, oltre che a nostro favore, anche contro di noi da chi può accederci. Gli attacchi più diffusi sono ormai quelli che cercano e mirano alle nostre informazioni e ai nostri dati, recuperare le nostre informazioni per poterle rivendere o per poterci fare qualcosa, oppure per poter chiedere un riscatto. L'esempio tipico ormai da un paio d'anni è il CryptoLocker, che fa parte della famiglia dei ransomware, di tutti quei software che cercano di cifrare le nostre informazioni e poi ci chiedono un riscatto per poterle riavere indietro. Chi è che fa poi questo tipo di attività? Molto spesso io sento parlare di hacker. Secondo me non è il termine corretto, dovremmo parlare di criminali informatici, criminali che magari 20 anni fa avrebbero rubato in banca, oppure che comunque avrebbero commesso delle azioni illegali dal punto di vista non tecnologico. Ora si sono spostati nel mondo della tecnologia e fanno questo proprio per recuperare più soldi possibili.